Vuoi ancora più fighting? Vuoi ancora più emozioni da vivere? Fighters Life ti offre quello che cerchi. Live e on demand su tutti i tuoi dispositivi. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Accedi ai canali Fighters Life e vivi la tua passione. Fighters Life è il primo canale sugli sport da combattimento, gratis e senza vincoli economici. Per l'immagine dei tuoi eventi, scegli Fighters Life. Scegli il meglio. Amici di Fighters Life, benvenuti in questa grandissima serata di pugilato Memorial Duran, 22esimo Memorial Duran. La più cordiale buonasera da Alberto Frati, Maone Massimiliano. Prima parte del Memorial Carlo Duran qui da Lastra, per raccontarvi questa serata emozionante. C'è in palio il titolo italiano della categoria regina, caro Massimiliano. Assolutamente sì, Alberto, hai detto bene, c'è in palio il titolo italiano della categoria regina, ovvero i pesi massimi, quello tra Gianmarco Cardillo ed Emanuele Venturelli, caro Alberto. E sarà un match di grande attenzione dopo ieri sera, dopo il titolo italiano andato in scena Allianz Cloud, quello tra Francesco Russo e Mazzon, un titolo italiano veramente avvincente. Sì, hai detto bene, Alberto, un titolo italiano avvincente senza esclusioni di colpi, due pugili dal pugno pesantissimo, e Mazzon questa volta è riuscito a strappare la cintura dalla vita di Francesco Dinamite Russo. Ma Massimiliano, devo sottolineare la grandissima battaglia che è avvenuta sul ring. È stata una serata veramente bellissima e di questo ha bisogno il nostro movimento. Assolutamente, lo diciamo sempre, quando sul ring si affrontano due pugili italiani per il titolo italiano lo spettacolo è garantito. Ieri sera lo hanno dimostrato i nostri due connazionali facendo un breve ma intensissimo match sul quadrato. Complimenti a Mazzon, complimenti a Francesco Russo, ma questo è quello che in Italia vogliamo vedere, due atleti che si affrontano fino all'ultimo respiro per portare a casa quel titolo. E questa sera il grandissimo Momo Duran ha diviso questa serata in due parti, come sempre ci ha abituato, ma una serata prettamente professionistica. Bravissimo Alberto, ci ha abituato sempre nella divisione, diciamo, della serata in due parti, ma solitamente siamo abituati a una parte AOB Pro e poi la seconda parte tutta Pro. Invece oggi 8 match, 8 match Pro. E sul ring Marco Marchino, il ring announcer di questa serata, perché nulla si è voluto mancare qui da Ferrara e saranno tanti i ragazzi che saliranno sul ring. Sì, assolutamente sì Alberto, saranno 8 match professionisti. Ad aprire le danze saranno Simone Vanni e Mohamed Nasri. Massimiliano, sarà anche una serata importante perché, come dicevamo prima, si assegnerà il titolo italiano della categoria regina, quella dei pesi massimi. Assolutamente, assolutamente sì Alberto, Gianmarco Cardillo ed Emanuele Venturelli daranno vita, secondo me, ad uno spettacolo veramente avvincente. Due pugili dalla mano pesante, Emanuele Venturelli è un ottimo pugile, abbiamo avuto il piacere di vederlo più volte, si muove veramente molto bene sul ring e non sarà affatto facile per Cardillo riuscire a portare a casa questo titolo. Tra l'altro Cardillo è già campione italiano, vedremo quello che sarà. Ho una mia idea naturalmente sul match che andrà in scena, credo che sarà molto avvincente perché entrambi
Cardillo vuole tornare a calcare scene importanti, Venturelli vuole lanciarsi e proiettarsi per un titolo importante come quello che diciamo spesso italiano. Oggi siamo tornati tutti ad apprezzare il titolo italiano, siamo contenti, siamo felici, assolutamente. Ma è il nostro motivo d'orgoglio, quello che abbiamo sempre detto, il titolo italiano, un titolo assoluto come il titolo europeo, sono due titoli importanti e soprattutto il titolo italiano è impossibile non averlo in bacheca per ogni professionista, quindi siamo orgogliosi che il titolo italiano stia tornando alle origini, soprattutto anche sul quadrato, dentro le 16 corde. Si sta tornando al titolo italiano come punto fondamentale per ogni pugile. Assolutamente, Alberto. Fino a qualche tempo fa, diciamo che il titolo italiano era un titolo un po' schivato da tanti pugili che ambivano magari a titoletti meno importanti. Ma il titolo italiano, come dici tu Alberto, deve essere un titolo ambito da ogni pugile professionista che vuole provare a fare qualcosa di importante. Non puoi fare qualcosa di importante senza avere prima il titolo italiano in bacheca. E intanto sono saliti sul ring i primi due sfidanti, i primi due pugili che apriranno questa serata qui al Pala Ferrara. Abbiamo detto all'angolo rosso ci sarà Simone Vanni per la Leonica Boxing Club, contro di lui al suo debutto questa sera Mohamed Nasrid per la pugilistica padana. Come ci ha ben abituato il buon Duran, lascia sempre l'angolo rosso agli ospiti e lui prende l'angolo blu. Ricordiamo un match sulle 6 riprese. Assolutamente, 6 round da 3 minuti per Simone Vanni contro Mohamed Nasri. Simone Vanni, 2 incontri, 2 vittorie, una prima del limite e, come diciamo, per Mohamed Nasri questa sera il suo debutto nel mondo dei pro. E devo dire, Massimiliano, adesso in questo preciso momento siamo connessi in tutte le applicazioni, tutti i social Fighters Life, quindi potete seguire questa prima parte di serata Memorial Duran, che poi andremo a esaminare nel corso della serata, anche per parlare del grande capostipite della famiglia Duran, Carlo Duran, nella seconda parte saremo collegati su Sky 229, canale Ammiraglia. Questa sera il dottor Roberto Brusati naturalmente non ha fatto mancare come sempre il suo supporto al pugilato italiano. Assolutamente, ci uniamo e ringraziamo il dottor Roberto Brusati per portare il pugilato italiano nelle case di tutti gli italiani. E intanto tutto è pronto per questo primo match di serata. Tra l'altro Simone Vanni è una nostra conoscenza, caro Massimiliano. Sì, assolutamente sì, Alberto. Simone Vanni, abbiamo avuto il piacere di vederlo sul ring 2 settimane fa all'Astra Signa. E intanto inizia il primo round, pantaloncino nero, banda nera per Simone Vanni, il suo avversario pantaloncino nero, banda gialla, guantone bianco invece per Mohamed Nasri. Entrambi i pugili in guardia ortodossa, ovvero il braccio e la gamba sinistra sono quelle avanti. Intanto prova con il jab Vanni, si muove sul tronco sui sinistri di Nasri, prova i due jab Vanni, risponde subito con il gancio destro Nasri. Subito sulle 6 riprese per Nasri. Qui bravo Vanni a muoversi sul destro di Nasri per rientrare immediatamente con un sinistro. E questa è una partita a scacchi. In questa categoria di peso ogni errore può essere fatale e poi sono tanti e veloci i colpi, Massimiliano. Sì, assolutamente. Categoria dei pesi super leggeri, molto rapidi e hanno anche una discreta forza. In questa categoria di peso i colpi si fanno sentire. Due pugili che fino a questo momento stanno boxando sulla media lunga distanza, nessuno di due ancora ha accorciato. Fisici abbastanza speculari per entrambi. Sì, molto simili fisicamente, bene o male l'altezza è quella. Sembra leggermente più robusto Vanni rispetto a Nasri. Qui bene con il braccio avanti ancora il pugile della Leonica Boxing Club. Ora con il jab, bravo qui a muoversi sul sinistro di Nasri Vanni, poi il clinch tra i due. Interviene l'arbitro per riportare la distanza, si ricomincia a boxare subito a due mani Vanni, bene con il gancio sinistro Vanni, prova il gancio destro Nasri.
Prova il gancio destro dalla distanza Nasri, ancora con i jab, però ancora il destro Nasri. Sempre ad accorciare con il braccio avanti il pugile all'angolo blu. Clinch tra i due. L'1-2 ancora di Vanni. Bene con il gancio destro Nasri. Ancora dalla corta distanza ha provato il gancio destro Nasri. Ora Vanni sempre con il braccio dietro, il colpo forte. Bene qui il diretto destro di Nasri. Prova bene con il montante destro e il gancio sinistro Vanni. Qui ha vuoto il suo destro, un buon destro portato da Vanni, ma non trova il bersaglio. Sempre con il braccio avanti, prima Vanni poi Nasri. Pochi secondi alla fine del primo round e finisce qui il primo round. Ricordiamo all'angolo rosso per la Leonica Boxing Club Simone Vanni, all'angolo blu invece per la pugilistica padana Mohamed Nasri. Una prima ripresa dove nessuno dei due ha messo il piede sull'acceleratore, una partita come dicevi tu Alberto, una partita a scacchi, entrambi boxavano dalla media lunga distanza. Tanti colpi lunghi, in qualche occasione abbiamo visto soprattutto Vanni cercare con il montante destro e il gancio sinistro di accorciare un pochino la distanza, ma non ci sono state grandi emozioni in questo primo round. E ricordiamo Nasri questa sera al suo debutto, quindi deve anche rompere il ghiaccio. Simone Vanni al suo terzo incontro, quindi ancora anche lui, se non un debuttante quasi. Mi aspetto che il match con il susseguirsi delle riprese sicuramente aumenterà anche l'intensità. E possiamo dire oggi prima volta dentro il furgone regia di Fighters Life. Assolutamente sì Alberto, per la prima volta con il nuovo furgone regia di Fighters Life. E devo dire che si sta anche piuttosto comodi, caro Alberto. Tanto ricomincia il match. Bene, l'1-2 subito di Simone Vanni. Sempre con il braccio avanti Nasri a dar fastidio, qui tocca bene con il jab, un buon destro qui di Vanni, si muove bene sul sinistro di Nasri, bene ancora il destro di Vanni, poi il gancio destro di Nasri, si lavora sulla corta distanza, colpi larghi tra i due, ancora il gancio destro incrociato di Nasri, un buon montante destro a trovare il volto di Nasri da parte di Simone Vanni. Bella questa azione da parte di Simone Vanni, esce bene sul jab per rientrare con il montante destro e il gancio sinistro. Assorbe bene i colpi però Nasri, rimane lì sul posto, concentrato e sempre pronto a scambiare. Il destro di Nasri, poi ancora con il jab, sempre il pugile all'angolo blu. Prova il destro al corpo Simone Vanni, si muove Nasri. Da lontano con il gancio destro Nasri, ancora con il braccio avanti, con i jab, sempre con il montante. Qui bel destro di Nasri, risponde subito Vanni con il braccio avanti ad interrompere l'azione del suo avversario. Molto bravo qui Vanni, ha interrotto un'azione che poteva diventare pericolosa, aveva fatto una bella cosa Nasri. Muove il tronco Vanni. Ancora con i jab, prima Vanni, poi Nasri, qui entrambi ad incrociarsi, nessuno di due trova il bersaglio però. Meno di un minuto alla fine di questo secondo round. Prova montante destro, gancio sinistro, Nasri non trova il bersaglio con entrambi i colpi. Vuole il gancio destro di Nasri, tocca poi con il diretto destro Vanni, spinge Nasri con la testa. Ora cambia anche guardia il pugile all'angolo blu per poi ritornare alla sua guardia naturale. Arriva con il gancio destro Nasri, il jab di Vanni.
Voto con il gancio destro Nasri, ancora il clinch tra i due, lavora dalla corta distanza Vanni. Qui provare ad arrivare con il montante destro al volto Nasri, non trova il bersaglio, ancora l'1-2 di Vanni, brava ad abbassarsi sul gancio destro di Nasri. Finisce il secondo round, Simone Vanni, Mohamed Nasri. Braccia avanti Nasri a dar fastidio, qui tocca bene con il jab di Nasri da parte di Simone Vanni. Jab sempre con il montante. Braccia avanti Nasri a dar fastidio, qui tocca bene con il jab di Nasri da Ottima parte seconda di ripresa Simone di Simone Vanni e Mohamed Nasri, si sono sempre con scaldati il montante. piano piano in questo secondo round. Sono partiti anzi molto forti in questo secondo round. E mi è piaciuto molto Simone Vanni in un paio di occasioni, belle azioni, soprattutto sul muoversi del jab dell'avversario per rientrare bene con il montante e con il gancio. Bei destri sono arrivati anche da parte di Nasri. Un match che sta tenendo tutti sul filo del rasoio fino a questo momento. Nessuno dei due è ancora prevalso sull'altro. Tanto è tutto pronto per iniziare il terzo round. Si inizia con il terzo round, lavora con il braccio avanti subito Nasri. Lavora con il jab Nasri. Il jab di Vanni, ancora con il braccio avanti Nasri. Si boxa nuovamente dalla distanza, bravo qui Vanni, destro gancio. Bel gancio sinistro qui di Nasri. Il jab di Vanni. Ancora con il jab Vanni. Bene, qui gancio sinistro diretto a destra ancora per Nasri. Il diretto a destra ancora di Nasri. Vuoto il gancio sinistro di Vanni. Bello il gancio sinistro qui ancora di Nasri. Poi arriva un buon destro da parte di Vanni invece. Vuoto il gancio destro di Nasri. Bello qui ancora Vanni. Sempre su quel sinistro con il montante destro e il gancio sinistro ancora. Bravo qui a passare sotto il gancio sinistro di Nasri, Vanni. Clinch tra i due. Interviene l'arbitro. Riporta la distanza per poter boxare. Vuoto con il jab Nasri. Tocca poi con il jab Vanni. Sinistro destro ancora di Vanni, poi bravo Nasri con il perno ad uscire insieme al gancio destro. Gancio destro di Vanni, ben chiuso in guardia questa volta Nasri. A vuoto il destro del pugile all'angolo blu, poi un buon gancio da parte di Nasri. Qui entra un buon gancio destro invece per Vanni. Ora il gancio destro di Vanni. Bel montante destro di Nasri. Si accende il terzo round. Prova il clinch a Nasri. Non glielo permette Vanni. Si continua a boxare. Il gancio destro di Nasri. A vuoto il destro di Vanni. A vuoto il gancio sinistro di Vanni. Bella la risposta di Nasri che mette il piede sull'acceleratore. Pensava che era finito il round, Simone Vanni. Si è Bello acceso il gancio questa sinistro qui, ancora ripresa, di vuoto del Massimiliano. gancio destro di Nasri.
E qui un'ingenuità da poi da parte di Vanni nel finale del terzo round. Del pugile. Pensava di che fosse, si fosse interrotto l'incontro. Qui sì, non glielo permette molto, Vanni. Si continua a molto boxare. Molto attento, si è riuscito a mettere in a mezzo tra, il destro di Vanni, Vanni, a vuoto il calcio sinistro e di Vanni. Che era partito subito alla carica. Tanto un buon terzo round bello per il calcio sinistro qui ancora terzo di round mi è piaciuto molto molto il pugile all'angolo blu Nasri. Destro ottima ottime azioni, ottimi scambi tra, Nasri, tra glielo i permette due. Vanni nel si finale continua Nasri a boxare il Nasri. Ha tirato fuori il destro di Vanni, il calcio sinistro di Vanni, un buon pugilato. Inizia il quarto round, giro di boa, mancano tre riprese alla fine di questo primo incontro di serata. Tocca con il jab Vanni. Si abbassa un po' il ritmo nell'inizio di questo quarto round. A vuoto con il destro Nasri. Ancora il jab di Vanni. Poi il destro al corpo sempre per il pugile della Leonica. A vuoto con il gancio sinistro Nasri. Si muove bene Vanni sul tronco. Bravo qui Nasri a mandare a vuoto il jab di Vanni. Tocca con il diretto destro Nasri. Bel gancio sinistro ancora di Vanni. Qui tocca bene la punta del mento di Vanni. Scusate, il gancio era di Nasri. Ancora il gancio sinistro di Nasri. Manda a vuoto poi la risposta di Vanni. Con il gancio destro Vanni, il clinch tra i due, prova il montante destro nella guardia di Nasri, Vanni replica con lo stesso colpo Nasri. Parte in attacco Nasri, il clinch tra i due. Non deve tuffarsi addosso all'avversario, dice l'arbitro a Nasri. Tocca con il gancio destro Nasri, ancora il gancio destro di Nasri dalla corta distanza. Non deve spingere forse con il braccio Nasri. Risponde con il destro ancora Nasri sull'attacco di Vanni. Bene il montante destro nella guardia di Nasri da parte di Vanni. Ora bella l'azione, ancora Vanni, montante destro al mento e sinistro al volto. 10 secondi alla fine del quarto round. Bene il destro qui di Vanni, poi ancora il clinch tra i due. Prova con il montante destro nella guardia di Nasri, finisce il quarto round. Simone Vanni, Mohamed Nasri. Bene il montante destro nella guardia di Nasri da parte di Vanni. Ora... hanno avuto l'onore di avere questo memorial Duran nel migliore dei modi questi due da parte di Vanni. Ora... questi due ragazzi, e poi vediamo che quando si affrontano sul ring, quello che ribadiamo spesso, Massimiliano. Sì, assolutamente, Mohamed Nasri, Duran ci ha sempre abituato a vedere i suoi pugili contro avversari di livello, non abbiamo mai visto Duran scegliersi il collaudatore di turno, ha sempre trovato avversari buoni per i suoi pugili, che spesso escono vincitori e spesso escono sconfitti dal quadrato. Ma quello che dice sempre Duran è: per diventare il migliore devi affrontare i migliori. Lo sta dimostrando questa sera per il suo pugile Mohamed Nasri. Davanti a lui un avversario con due incontri, due vittorie, una di cui poi prima del limite, Alberto. Siamo arrivati al quinto round intanto tra Mohamed Nasri all'angolo blu,
Bene il destro di Simone Vanni all'angolo rosso. Bene il jab di Vanni. Il gancio destro sopra il jab di Vanni per Nasri. Ancora bene l'1-2 sempre per il pugile della pugilistica padana. A vuoto il gancio destro di Nasri. Gancio sinistro di Vanni, prova il gancio destro ancora il pugile della Leonica Boxing Club, trova solo la spalla di Nasri però. Guardia alta per il pugile all'angolo blu Nasri, il gancio destro interno, tocca con il jab. Vanni sembra aver sentito il montante sotto qui Nasri. Continua a lavorare al corpo, infatti Vanni sembra che dopo il montante destro abbia accusato il colpo sotto Nasri. Cerca di legare per non far lavorare Vanni. Ancora il montante destro di Vanni al corpo. Il gancio sinistro di Vanni. Il montante destro di Nasri al mento. Bene qui il gancio sinistro di Vanni. L'1-2 di Vanni. Risponde Nasri. Ancora a cercare il corpo Simone Vanni. A vuoto il destro di Nasri, bravo Vanni a muoversi sul destro del suo avversario. Bel gancio destro qui, prima di Vanni, poi di Nasri che continua a cercare di legare. Il montante destro da parte di Vanni, sembra essere stanco il pugile della pugilistica padana. Ancora con il gancio sinistro Vanni, cerca sempre il clinch. Ancora un buon montante destro sotto per Vanni. Anche all'angolo chiamano i colpi sotto a Simone Vanni. Si sono accorti dei due montanti ricevuti da Nasri. Non deve legare Mohamed Nasri. Cerca ancora il montante destro allo stomaco Simone Vanni. E finisce il quinto round. Mohamed Nasri, Simone Vanni. Destro del suo avversario. Qui prima di Vanni, poi di Nasri che continua a cercare il destro. Vanni cerca il destro del suo avversario. Qui prima di Vanni, poi di Nasri che continua a cercare il destro. Vanni cerca sempre il bel match. Destro del suo avversario. Eh sì, Alberto, si stanno dando una ripresa. Prima una di ripresa Vanni, per poi uno di Nasri fino a questo che momento. Cercare il destro. Match Vanni equilibratissimo. Cerca per me sempre il tutto sul sesto ed ultimo round. Sono d'accordo con te. Match molto equilibrato. E bello vedere questi incontri così avvincenti. Assolutamente. Ho visto nell'ultimo round un Simone Vanni molto convinto. Un paio di colpi sotto sono arrivati a Nasri che secondo me ha un po' accusato. Vediamo se in questo minuto di recupero sarà riuscito poi effettivamente a recuperare e se Simone Vanni continuerà il pressing a cercare i colpi sotto per chiudere prima il match. Tanto siamo arrivati al sesto ed ultimo round. Prova gancio sinistro diretto destro con Nasri, clinch tra i due. In avanti Vanni. Bello qui il gancio destro da parte di Nasri. A vuoto con il gancio sinistro Vanni. Lavora con il jab, prima il pugile all'angolo rosso, poi risponde con lo stesso colpo Nasri. Entrambi devono fare attenzione alla testa, devono tenere la testa alta sia Nasri che Vanni. Ancora a cercare il sinistro al volto, il sinistro al corpo, il pugile all'angolo rosso Simone Vanni. L'1-2 di Vanni che non trova il bersaglio però. Si muove Nasri.
prova con il montante destro a cercare e trova il mento di Panni Nasri. Spinge un pochino il pugile all'angolo blu Mohamed Nasri. 1-2 subito di Nasri, si chiude bene in guardia Panni, prova il montante destro nella guardia dell'avversario. A vuoto il gancio destro di Panni, cerca di tagliare la strada al Nasri. Si chiude bene soprattutto al corpo qui Nasri. Prova il montante destro Panni al bersaglio grande, non trova però bersaglio. Bene il destro di Panni, rimane lì però Nasri, ora riprende un pochino di distanza, si comincia a muovere sulle gambe il pugile all'angolo blu, spinge ancora un pochino, brava ad abbassarsi sul gancio sinistro di Panni e poi ancora il clinch tra i due. Ancora una volta è l'arbitro a riportare la distanza per boxare, 1-2 di Nasri, risponde subito Panni, bene il destro di Nasri, spinge ancora un po' il pugile Mohamed Nasri. Bene, ancora con il montante destro, prima Panni, poi Nasri. L'1-2 ancora di Nasri, poi continua a muoversi sul tronco, manda a vuoto i due ganci di Panni. Bravo qui a muoversi sui colpi di Panni Nasri, mandandolo a vuoto. Che match. Finale. 10 secondi alla fine del sesto ed ultimo round. A vuoto il gancio sinistro di Panni. Finale intenso, Massimiliano. Sì, un finale molto molto avvincente. Prova il gancio sinistro Panni, si muove bene sul tronco Nasri. Finisce qui l'incontro. Mohamed Nasri, angolo blu, pugilistica padana. Simone Panni, angolo rosso, Leonica Boxing Club. Panni. Panni. Primo match di questa serata che volge al termine, siamo quasi al verdetto. Sì Alberto, hai detto bene, primo incontro che finisce qui alla Palapalestre di Ferrara. Hanno aperto le danze di questo 22esimo Memorial Duran Simone Panni all'angolo rosso per la Leonica Boxing Club e Mohamed Nasri all'angolo blu invece per la pugilistica padana. E vedremo cosa diranno gli arbitri. Per te Massimiliano, un tuo verdetto. Un mio verdetto, mi è piaciuto molto molto Nasri al suo debutto, ma secondo me Simone Panni ha fatto quel qualcosina in più. Mi dispiace per Nasri perché ha fatto un grandissimo match, poi ora io magari sto sbagliando, però mi è sembrato un Simone Panni un pochino più fresco nel finale. Sentiamo il verdetto. Bello l'applauso di tutto il pubblico. Lunghe riprese, devo dire un match veramente fantastico. Prima del verdetto, fatemi un forte applauso a entrambi i pugili. Finito, se lo meritano. Signori, ai punti vince Simone. E vince ai punti per la Leonica Boxing Club Simone Panni. Ma io voglio fare un grande applauso anche sì soprattutto per a parte quello che ha espresso sul ring, comunque incontrare Simone Panni al debutto vuol dire che si sceglie una carriera importante per te, perché naturalmente non incontri il mestierante di turno, no? Assolutamente, l'ho detto durante il match. E Massimiliano Duran sceglie sempre incontri veri per i propri pugili, o si vince o si perde, ma sul ring dà sempre spettacolo. Poteva scegliere un mestierante per far fare esperienza a Mohamed Nasri, ha scelto un pugile con due match, due vittorie, e si è preso i rischi di una vittoria, si è preso i rischi di una sconfitta, ma comunque ha fatto fare al suo pugile un incontro vero.
Quindi tanto di cappello a Mohamed Nasri, perché questa sera al debutto ha incontrato un pugile vero davanti a lui. Tanto siamo arrivati al secondo incontro di questa serata, categoria di peso che non cambia, siamo sempre nella categoria di peso dei super leggeri. All'angolo rosso per la ringside abbiamo Nicolò Amore, contro di lui Rainier Palmiero invece per la Col delle Fave. E sarà un altro match entusiasmante per quello che credo io. Anche Alberto, credo che sia un altro match molto buono da vedere, molto bello da vedere. Rainier Palmiero, un incontro, una vittoria per lui, affronta Nicolò Amore con 5 incontri, 5 vittorie. Altro match vero qui sul ring di Ferrara, 22esimo Memorial Duran. Ed è sempre spettacolo qui a Ferrara, Massimiliano. Sì, è vero Alberto, lo abbiamo detto più e più volte, non vogliamo essere ripetitivi, ma quando si viene qui a Ferrara da Massimiliano Duran ci si diverte a vedere il pugilato, e questa sera secondo me ne sarà un'altra prova a testimoniare questo. Alessandro e Massimiliano Duran, i figli di Carlo Duran, non solo hanno ereditato il pugilato, caro Massimiliano, ma hanno ereditato anche l'essere maestro e l'amore per questo sport. Assolutamente sì, Alberto. E Carlos Duran, un vero campione sul ring e fuori. Stessa strada percorsa dai figli Massimiliano e Alessandro, che hanno veramente dato tanto al pugilato italiano. Massimiliano, nella seconda parte insomma parleremo anche di un po' di statistiche per questo Memorial Duran, ma ha fatto riscontrare il tutto esaurito al botteghino. Sì, fa sempre il pieno. Ferrara, lo ha sempre detto Massimiliano, è una città che mangia pugilato, una città dove c'è sempre il pieno. Ogni volta che veniamo qui al Pala Palestra di Ferrara, gli spalti non manca mai, non c'è mai un posto libero. Ricordiamo che questa prima parte saranno caratterizzati da tutti i match sulle 6 riprese, Massimiliano. Sì, tutti incontri di 6 round da 3 minuti. Ricordiamo all'angolo rosso un match, una vittoria per Nicolò Amore, scusate, 5 incontri, 5 vittorie per Nicolò Amore, un incontro, una vittoria per l'avversario Rainier Palmiero. Ed è tutto pronto per questo secondo incontro. Inizia il primo round, guardia mancina per Rainier, guardia ortodossa per Amore. Molto rapido Rainier, bene il destro di Amore. Ancora in attacco Amore con il sinistro destro. Pugile molto aggressivo Rainier, almeno in questo avvio di primo round. Risponde presente però il suo avversario Amore. Cambia guardia Palmiero. Prova il jab ad accorciare a vuoto con il montante destro. Poi ripassa in mancino il pugile all'angolo blu Palmiero. Questo mi aspetto, credo che sarà un match molto, molto avvincente, quello tra Amore e Palmiero. Tocca con il jab Amore. Prova con il montante destro Amore, ancora i due jab per lui, Palmiero si chiude bene in guardia.
Bene qui Palmiero, nuovamente in guardia mancina. Prova il diretto sinistro montante destro Palmiero, chiude poi l'azione con il gancio sinistro, tornando, switchando nuovamente in guardia ortodossa. Cambia spesso guardia, non fa in tempo a mettersi in mancina per poi ritornare in ortodossa e viceversa Palmiero. Ora nuovamente guardia sinistra per lui. E si accendono gli animi sul ring. Prova la scianghetta Palmiero. E non ci sta amore. Prova il montante destro ancora Palmiero. Si chiude bene in guardia amore. Anche lui passa in mancina mettendo un buon montante destro. Poi ritorna nuovamente nella sua guardia naturale amore. Sinistro-destro per amore. Tocca bene qui con il jab, si muove molto bene sulle gambe Amore in questo primo round. Bel gancio destro di Amore, prova a rispondere Palmiero a due mani. Tocca con il gancio destro Amore, qui arrivano un paio di colpi forse dietro la nuca da parte di Palmiero. Bel diretto destro proprio sul finale da parte di Nicolò Amore. Buon primo round, si sono subito accesi gli animi a metà della prima ripresa tra Palmiero e Amore. Qualche scintilla sul ring, qualche colpo poi magari dietro la nuca arrivato da parte di Palmiero. Non ci sta Amore, un buon diretto destro proprio sul finale da parte del pugile della ringside. Buon primo round, mi aspetto un gran bel match, entrambi sono partiti subito forte, molto aggressivo Palmiero nell'inizio, è uscito fuori poi Amore nella metà del primo round. Vediamo un po' come sarà questo secondo round tra Palmiero e Amore, ricordiamo che si affronteranno sulla distanza sempre di 6 round da 3 minuti. È tutto pronto per questa seconda ripresa. Inizia il secondo round. Pantaloncino verde per Amore, pantaloncino nero e giallo invece per l'avversario Palmiero. Il jab di Amore cerca di accorciare Palmiero. Bel montante sinistro qui al volto di Amore per Palmiero. Bravo qui Amore a muoversi sulle gambe e sul tronco, ma Palmiero non fa un passo indietro, anzi. Si muove sul tronco Palmiero, cerca di accorciare, prova a muoversi sul jab di Amore. A vuoto con il sinistro Amore, non trova il bersaglio poi a due mani. Bel gancio destro qui di Amore sull'attacco di Palmiero. Ancora con il gancio sinistro Amore, in attacco Palmiero, si muove bene sulle gambe Amore. Prova il gancio destro in uscita Amore, non arriva a trovare il bersaglio. Ancora vuoto il gancio sinistro di Amore, si muove bene Palmiero sulle gambe. Ancora in attacco Palmiero, si chiude questa volta invece Amore. Un botta e risposta tra i due. Si passa da un'azione offensiva di uno all'azione offensiva dell'altro. A vuoto il gancio destro di Palmiero, il gancio destro ora di Amore. Ancora in attacco Palmiero, il jab di Amore, il diretto destro di Amore. Il jab subito di Palmiero che continua ad andare all'attacco. Il destro qui di Amore ha sentito forse Palmiero, l'ho visto per un attimo perdere anche quasi l'equilibrio. Ancora in attacco Amore.
sempre in attacco Palmiero, prova il diretto destro, il pugile all'angolo blu, vado con il gancio destro sempre Palmiero, bravo qui Amore a togliersi dalla traiettoria dei colpi di Palmiero e finisce il secondo round. Nicolò Amore, Rainier Palmiero, cerca di accorciare Palmiero. Sono partiti forte anche in questo secondo round Palmiero e Amore, molto aggressivo il pugilato di Palmiero, che sembra andare alla ricerca dell'avversario, l'unico, forse è il suo unico scopo, andare addosso a Amore e caricargli addosso con tutta la forza che ha i colpi. Si muove bene Amore, mi piace molto sulle gambe, ha buoni perni in uscita, accompagnato sempre da un colpo, dal gancio o dal montante. Non dà mai un bersaglio fisso a Palmiero, che ripeto sta dimostrando veramente un'aggressività vista raramente sul ring. Sono d'accordo con te, devo dire che Nicolò Amore, preciso, chirurgico, non sbaglia nulla. Inizia il terzo round, ricordiamo sempre che si affronteranno sulla distanza di 6 round, tocca bene con il montante sinistro Palmiero sull'attacco di Amore, bello il diretto destro di Amore, ancora il gancio sinistro, gancio destro invece per Palmiero. A vuoto il gancio destro di Palmiero, non trova però la distanza per rientrare Amore. A vuoto il sinistro di Amore, si muove bene Palmiero che prova a rispondere subito ai colpi di Amore però. Qui entrambi provano ad incrociarsi, nessuno di due trova il bersaglio con il destro. Bravo ancora qui Amore a muoversi con il destro in uscita. Bene il gancio sinistro di Amore, colpo non potentissimo ma comunque a bersaglio. Bene qui l'uscita sul gancio destro di Palmiero per Amore, rientra bene con il gancio destro. Anche questa volta colpo non potentissimo ma comunque a bersaglio da parte di Amore. Vuoto il gancio sinistro di Amore. Di Amore, si vede bene in guardia Palmiero, vuoto il diretto sinistro del pugile all'angolo blu, lega Palmiero, cerca di slegarsi Amore, ci riesce. Bello qui il gancio destro ancora di Amore sull'attacco di Palmiero. L'attacco, il pressing Palmiero, si legano i due, ancora una volta è l'arbitro a dover dividerli. Trova il bersaglio con il destro Amore che però parte all'attacco portando verso l'angolo Palmiero. Finisce anche qui il terzo round. Tocca bene con il montante sinistro Palmiero sull'attacco di Amore. Palmiero, uno di quei pugili scorbutici, Massimiliano, difficili da boxare. È un pugile che non devi cadere, diciamo, nella bagarre, non devi cadere nel tranello di Palmiero, che è un pugile che viene sempre avanti e dà fastidio se sei uno con il carattere un pochino esuberante, è facile cadere nella rissa, diciamo così. Quindi bravo Amore fino a questo momento a rimanere concentrato nel fare il pugilato. Complimenti a Palmiero che, ripeto, sta facendo un match sempre all'attacco.
Un'altra bella serata, devo dire Massimiliano, stiamo assistendo a match veramente intensi in tutte le parti d'Italia. Sì, hai detto bene Alberto, match veramente, veramente belli fino a questo momento. E tre serate, le ultime tre serate che ho bene a mente, tutte e tre con incontri veramente, veramente molto avvincenti. Continua comunque a lavorare in pressing, Palmiero, bravo qui con il gancio sinistro, il pugile all'angolo blu. Bel gancio sinistro di Amore sull'attacco ancora una volta di Palmiero. E ora Palmiero prova, sta cercando il corpo risolutore. Palmiero è da inizio incontro che va all'attacco scaricando come un pazzo i colpi addosso ad Amore. Amore che sta dimostrando di essere anche un ottimo incassatore, perché Palmiero quando arriva per far male. Tocca con il jab Amore, in attacco ancora Palmiero ad accorciare con i due jab, ancora una volta molto bravo Amore a togliersi dalla traiettoria dei colpi di Palmiero. Bravo con il montante destro questa volta Palmiero, entra nella guardia di Amore. E qui Alberto è quello che ti dicevo, che comunque Palmiero è un pugile che ti porta un po' a perdere le staffe. Qui forse un colpo dietro la nuca da parte di Amore che poteva, anzi doveva evitare. Qui un paio di spallate di Palmiero che continua anche lui a colpire dietro la nuca. Prova ad abbassarsi sul gancio destro di Palmiero, Amore. Bene, qui l'1-2 ancora di Amore. Poi risponde con il gancio destro Palmiero. Bel gancio destro di Amore, sempre in uscita sul sinistro di Palmiero. Bravo qui Amore a prendere in controtempo Palmiero, ad andare all'attacco Comunque a e lavorare in pressing, sorprenderlo. Palmiero. E Palmiero ha cercato sempre Comunque a lavorare di in arrivare a pressing, bersaglio, Palmiero. bravissimo Amore a non farsi prendere, a schivare e rientrare. Sì, Amore, lo abbiamo detto, è dal primo round che si muove veramente molto bene sulle gambe. In questo round, forse in un paio di occasioni, è caduto un po' nel gioco di Palmiero. Palmiero, ripeto, è un pugile che ti manda un po' su di giri. Ci sta riuscendo con Amore. Deve rimanere concentrato il pugile all'angolo rosso perché sta facendo, secondo me, un ottimo match. Non deve rovinare quel che ha fatto fino a questo momento, cominciando magari a fare qualche scorrettezza di troppo. Devono rimanere concentrati entrambi, sia Palmiero che Amore, e continuare a fare la box sul quadrato. Si era dimenticato Il il paradenti. paradenti Palmiero. Quinta ripresa per noi qui da Ferrara, 22esimo Memorial Duran. Tanto inizia il quinto round, si rinizia sul ring come si era finita la ripresa precedente. Palmiero in attacco e Amore che cerca di rispondere a tutti i colpi del suo avversario. Bel gancio destro qui di Palmiero, sempre ben chiuso però in guardia Amore.
Bene con il montante destro Palmiero. Si infiamma anche questa quinta ripresa. Sì, ricordiamo sempre che finché l'arbitro non dà stop, Massimiliano... Si boxa. Prova con il destro ancora Amore. Vuoto il montante destro di Palmiero. Lavora al corpo, prova il gancio sinistro Amore, che ora è lui a passare all'attacco. Bene ancora con il gancio destro Amore sull'attacco di Palmiero. Palmiero qua prova il montante destro, cerca di entrare nella guardia di Amore. Ancora bene qui Amore a rispondere ai colpi di Palmiero. Ancora una volta sulla corta distanza i due. Lascia lavorare l'arbitro, si allontana da soli. Bene il montante destro ancora di Palmiero sull'attacco di Amore. Riesce ad entrare nella guardia del suo avversario, il pugile all'angolo blu. Lavora a due mani Palmiero, cerca di accorciare un po' la distanza. Sembra un po' più stanco rispetto alle riprese precedenti Palmiero. Qui lega in clinch. A vuoto con il montante destro Amore. Prova il gancio sinistro, il pugile all'angolo rosso. Ancora sulla corta distanza i due. E ancora qualche colpetto dietro la nuca arriva da parte di Palmiero. Qui bravo a muoversi Amore, rientra bene con il diretto destro. Ancora sul clinch, spinge un po' Amore, riesce a portare all'angolo Palmiero, che abbassa il suo avversario. Non deve spingere però Amore. Bene con il gancio sinistro, sempre il pugile all'angolo rosso Amore. Ancora il gancio sinistro di Amore, risponde bene Palmiero. Tira sulle mani Amore, che tocca con il jab. 10 secondi alla fine del quinto round, ricordiamo si affronteranno sulla distanza di 6 riprese. E finisce anche il quinto round, Nicolo Amore, Rainier Palmiero. Lui a passare all'attacco. Due. Lascia lavorare l'arbitro, si è allontanato da soli. Sembra che sta gestendo molto bene Amore questo match. Lascia lavorare l'arbitro, si è allontanato da soli. Ultimo match, ultimi tre giri di orologio. Ultimo round, quello tra... Ultimo round tra Amore e Palmiero. Vediamo in questa sesta ripresa chi riuscirà a portare a casa il risultato. E qui se la giocano Alberto in questo sesto round. A me sta piacendo veramente tanto Amore, si muove molto bene sulle gambe. Palmiero, ripeto, un pugilato molto aggressivo il suo. Vediamo in questo sesto ed ultimo round. È tutto pronto. Subito l'1-2 di Amore. Prova il sinistro Palmiero, ancora in attacco Palmiero. Il gancio destro di Amore, prova il destro ancora Palmiero. L'1-2 sempre di Palmiero, che continua ad andare in attacco. Qui un buon gancio destro in uscita da parte di Amore. Non deve spingere con la testa e non deve abbassare soprattutto la testa Amore. Ancora Nicolò Amore, che è lui che in questo sesto ed ultimo round va all'attacco. Ancora spinge verso il basso il suo avversario Palmiero. A vuoto il destro di Amore, a vuoto il gancio destro di Palmiero. Lavora sulla corta distanza Amore, bene con i montanti al corpo il pugile della ringside.
Bene, qui rientra molto bene Amore. Un minuto e mezzo se n'è andato di questo sesto ed ultimo round. Bene con il gancio sinistro Amore, poi ancora il clinch tra i due. Lavora ancora due mani da parte di Amore. I pugili stanno tirando fuori anche quello che non hanno. Veramente un'ottima preparazione atletica per Palmiero e per Amore, che hanno fatto sei round ad altissimi livelli fino a questo momento. Non si sono mai fermati. Vado il gancio destro di Amore, bravo qui Palmiero a farsi indietro. Pochissimi secondi alla fine dell'incontro. E finisce il match. Nicolò Amore, Rainier Palmiero. Due a passare all'attacco. Due. Lascia lavorare l'arbitro. E tra poco Massimiliano sapremo il vincente. Di Palmiero che io così. Devo dirti una verità, a me è piaciuto molto Nicolò Amore. Lui a passare all'attacco. Sono dello stesso parere, mi è piaciuto moltissimo due. Il pugile all'angolo. Lascia rosso, lavorare l'arbitro, si allontana da soli. Destra ancora Palmiero. L'1-2 sempre di Palmiero. Ottimi che movimenti sulle gambe in uscita, accompagnato sempre dai colpi da parte di Amore. Devo essere sincero, negli ultimi due round forse un po' complice la stanchezza, un po' complice anche un Palmiero sempre all'attacco che, come ti ho detto durante i round, un pochino su di giri ti ci manda per il tipo di box che ha. Ha smesso un po' di fare il suo pugilato e si è portato a fare la stessa box di Palmiero, quindi ci sono stati più scambi, meno movimenti secondo me, però comunque dimostrato di saper essere un ottimo pugile, di saper fare un ottimo pugilato sul ring. Palmiero è un pugile forse dai 13 polmoni, non si è mai fermato, ha portato una quantità di colpi e colpi potenti. Dici, sai, vai in attacco con colpi sciolti, un pochino recuperi o comunque trattieni l'energia. Invece complimenti a entrambi. Vince ai punti Nicolò e vince all'angolo rosso per la ringside Nicolò Amore. Complimenti, veramente, ecco, l'abbiamo per detto che mi sembra sì, in linea con quello che insomma abbiamo visto. Complimenti anche a Palmiero. Un gran bel pugilato, un gran bel match tra i due, e vince però Nicolò Amore. Intanto Alberto, arriviamo, si sale di categoria, si sale di peso, rimangono sempre 6 round, rimangono sempre 3 minuti, ma si passa dai super leggeri ai medio massimi. Sul ring, per la forza e coraggio, salirà all'angolo rosso Luca Di Loreto, contro di lui per la pugilistica padana Domenico Bentivogli. Festeggiato da poco anche 50 titoli. Romano Vecchetti non lo vedete all'angolo, ma non perché non si resta benissimo, è qui che vive e lotta insieme a noi, però ha una piccolissima squalifica che sta da 3 giorni e di conseguenza non lo vedete all'angolo, ma è quello che noi lo vedremo poi anche più tardi, molto probabilmente nelle consegne del premio ASE. Volevo fare un ringraziamento speciale all'ambulanza, perché l'assistenza pubblica ferrarese, che sono questi ragazzi qui sempre pronti nel caso noi non ce la vogliamo, però ci dovesse essere bisogno, sono sempre tempestivi. Grazie ragazzi di essere qui con noi. Andiamo signori al terzo e ultimo match del pomeriggio, prima del quale vi volevo ricordare di essere di nuovo ai vostri posti. Ci sarà veramente la pausa per aiutarvi a rifocillarvi. Potete tranquillamente andare nel nostro restaurant dei girasoli
e potete fare un po' quello che volete. Vi do la mia raccomandazione è quella di essere qui alle ore 20:45, perché poi alle 21 avremo tantissima cosa, quindi venite a prendere i vostri posti alle 20:45, vi aspetto, perché poi ci sarà una notte veramente quasi interminabile, ma sicuramente avvincente. Comunque l'ultimo degli incontri del pomeriggio, parliamo di pesi medio massimi, un incontro di 6 riprese da 3 minuti ciascuno, e facciamo entrare sulla ring l'arbitro di questo incontro, il signor Antonio Migliore. Grazie, grazie. Ecco Antonio Migliore, vuol dire Antonio Migliore, non perché sia migliore degli anche gli altri, erano molto bravi, però lui si chiama proprio così. Marco Marchino, il ring announcer di questa serata al 22esimo Memorial Duran, ultimo match di questa prima parte. Sì Alberto, l'abbiamo detto, stanno per salire sul ring all'angolo rosso per la Forza e Coraggio Luca Di Loreto. E per lui 5 match all'attivo, 3 di cui 3 vittorie, una sconfitta e un pari per il pugile all'angolo rosso, mentre per l'avversario Domenico Bentivoglio sono 9 gli incontri, di cui 3 vittorie. Sono molto curioso per questo match. La categoria di peso, Alberto, è importante, una categoria di peso importante. Direi di fare un grande applauso, signori, perché è con noi Domenico The Punisher e viene chiamato sul ring Domenico Bentivogli. Devo dire che c'è un'anomalia, Massimiliano, è registrato su Box Rec in un modo e viene chiamato in un altro, però... Beh, noi seguiamo quello che ci dice il programma. E noi seguiamo... Domenico Bentivogli per la pugilistica padana. Il maestro Roberto Ruffini per la Ruffini Team di Monte Pratone, Ascoli Piceno. Signori, forte applauso per Luca Di Loreto. All'angolo blu ha pesato 80 kg e 500 grammi, indossa calzoncini bianchi con bande oro. Su angolo il maestro Massimiliano Dura, assistito da Nicolo Corazza, della pugilistica padana di Ferrara. Signori, e forte l'applauso per Domenico The Punisher Bentivogli. Ed è tutto pronto, l'arbitro chiama i due pugili al centro del ring. Ultimi avvertimenti, è tutto pronto, caro Massimiliano, per questo ultimo match della prima parte del 22esimo Memorial Duran. Ci siamo, Alberto, sul ring, una categoria di peso importante, i medio massimi, Luca Di Loreto contro Domenico Bentivogli. Di Loreto, che il 21 gennaio ha provato anche l'esperienza internazionale combattendo in Belgio contro il francese Ivan Polet, trovando il suo primo pareggio. Tanto in attacco il pugile all'angolo rosso, Luca Di Loreto, pantaloncino blu, guantone rosso per lui, all'angolo opposto, pantaloncino bianco e giallo con guantone giallo invece per l'avversario Domenico Bentivogli. Entrambi in guardia ortodossa, ovvero braccio e gamba sinistra avanti. Leggermente più alto Bentivogli rispetto a Di Loreto.
che dovrà cercare di accorciare la distanza. Fisici imponenti per entrambi i pugili sul ring. Bene il sinistro subito di Loreto. Bravo a muoversi sul jab di Bentivogli di Loreto. Ora con il jab Bentivogli che cerca di tenere sulla lunga distanza di Loreto. Sa di avere un allungo maggiore e vuole sfruttarlo. Cade il paradenti a Bentivogli. Si può tornare a boxare. Ancora con il jab Bentivogli, sempre con il suo allungo, a cercare di tenere lontano Di Loreto. Cerca di accorciare, ci riesce Di Loreto in questa occasione. Bene con i due montanti di Loreto. Bel gancio destro di Loreto. E arriva il conteggio per Bentivogli. Finisce il primo round di Loreto, angolo rosso, Bentivogli, angolo blu. Bene Cristini. Di Loreto, due montanti che di può Loreto far male sulla corta distanza. Bene. Bene, deve riuscire a tenerlo sulla lunga distanza, Bentivogli. Bene, due montanti. Ci è riuscito per quasi tutto il primo round. Un attimo che ha accorciato Di Loreto ed è riuscito subito a far sentire la mano pesante a Bentivogli. L'abbiamo detto. Vedremo la seconda ripresa se Bentivogli avrà attutito il colpo. L'abbiamo detto, la categoria di peso è importante. I medio massimi, magari meno spettacolo sul ring per quanto riguarda movimenti e rapidità, ma i colpi quando arrivano si fanno sentire. Sono d'accordo con te. Inizia il secondo round. Cerca con il braccio avanti ancora una volta Bentivogli a tenere lontano Di Loreto. Bravo a boxare in maniera molto longilinea qui Di Loreto e Bentivogli. Prova ad accorciare ora Di Loreto con i due jab, non ci riesce. Qui un buon montante ancora, un montante sinistro di Loreto. Bravo qui ad abbassarsi sul gancio sinistro di Loreto, Bentivogli. Di Loreto qui ha trovato la distanza, non si allontana più, non fa più un passo indietro Di Loreto. Costretto al clinch Bentivogli, interviene l'arbitro e riallontana i due. Ah,
Bravo qui il gancio sinistro di Loredo sul sinistro di Bentivogli. Prova gancio sinistro e gancio destro Bentivogli, poi si toglie dalla traiettoria del gancio sinistro di Loredo, che riparte nuovamente all'attacco, accorcia la distanza, è ancora un bel gancio destro qui di Loredo. Quando arriva con quei ganci destri si fa sentire il pugile della forza e coraggio. Deve fare attenzione Bentivogli ad accorciare. Tocca con il gancio sinistro qui di Loredo. Qui ancora con il gancio destro di pochissimo non trova il bersaglio, non trova il colpo pulito di Loredo. Non deve concedergli la media distanza Bentivogli, o gli sta vicino o gli sta lontano, non deve concedere quel gancio destro a Di Loredo. Ancora gancio destro qui, questa volta però tocca dietro la nuca e finisce il secondo round Di Loredo, Bentivogli. Si riparte nuovamente all'attacco, accorcia la distanza. Riparte nuovamente all'attacco, accorcia la distanza. Altro round molto pulito, ci sono state veramente poche interruzioni da parte dell'arbitro. Bentivogli è riuscito anche in questo caso a tenere quasi sempre a lunga distanza il suo avversario Di Loredo. Gli ha concesso un paio di volte la corta distanza, sono arrivati un paio di ganci destri importanti per Di Loredo, uno in pieno bersaglio, l'altro un po' sporcato colpendo magari tra collo e spalla e Bentivogli. Ma come dicevo, deve essere bravo il pugile all'angolo blu della pugilistica padana a non concedere la media distanza, deve rimanere o lontano o deve stare vicino, non deve permettere a Di Loredo di portare quel gancio destro, altrimenti se la vede dura Bentivogli. Inizia il terzo round, ricordiamo pantaloncino blu e rosso di Loredo, pantaloncino bianco e giallo, guantone giallo invece per l'avversario Domenico Bentivogli. Bene ancora con i jab da lontano Bentivogli. Ancora il jab prima di Bentivogli, poi di Loredo. Ancora il jab di Bentivogli che boxa da lontano. Non deve colpire dietro la nuca di Loredo. Parte in attacco con il gancio sinistro diretto destro di Loredo. Qua risponde ai colpi Bentivogli. Si chiude bene in guardia di Loredo. Entra un buon gancio destro per Bentivogli. Poi il clinch tra i due. Bene con il sinistro di Loredo, bene pulito, colpo preciso. Con il jab di Bentivogli. Prova con i colpi larghi Bentivogli, si chiude bene in guardia di Loredo. 1-2 ancora di Loredo, si chiude bene in guardia questa volta Bentivogli, prova il gancio destro Bentivogli, cade nuovamente il paradenti al pugile della pugilistica padana. Si riprende con il terzo round. Poco più di un minuto alla fine del terzo round tra Di Loredo e Bentivogli.
Prova i due, prova il gancio sinistro a seguire poi con il jab di Loredo, si accorta ancora sulla distanza, il gancio destro di Bentivogli che non trova però destinazione. Bene, qui il gancio sinistro di Bentivogli. Lamenta un colpo dietro la nuca ancora di Loredo, di Bentivogli, deve fare attenzione di Loredo. Bravo qui Bentivogli. Bravo ancora una volta gancio destro, poi manda a vuoto il gancio sinistro di Loredo. Tocca bene con il gancio destro Bentivogli, prova il gancio destro di Loredo. E finisce il terzo round. Bentivogli, angolo blu, di Loredo, angolo rosso. Ancora una volta gancio destro, poi manda a vuoto il gancio sinistro di Loredo. La terza miglior ripresa, questa è la miglior ripresa secondo me per quanto riguarda Bentivogli, non ha concesso nulla o quasi nulla a Di Loredo, è stato bravo nell'accorciare la distanza o nell'allungarla, non gli ha mai concesso la media, non è mai arrivato a destinazione con il gancio destro di Loredo e si è trovato in difficoltà in questo terzo round a mio avviso. Deve continuare a boxare così Bentivogli, deve continuare a jebbare. E quando Di Loredo fa quel passo avanti per portare il gancio, deve subito chiudere la distanza in modo che non gli permette mai di dare potenza a quel colpo a Di Loredo. Tanto siamo arrivati al quarto round. Giro di boa anche in questo incontro. Tre riprese alla fine di questo terzo e ultimo incontro per la prima parte di serata. Con i jab ancora Bentivogli. Bene, due jab, poi il diretto destro di Loredo, di Bentivogli. Prova ancora con i due jab il montante destro di Loredo. Bravo, qui subito da riallontanarsi Bentivogli. A vuoto con il montante sinistro Bentivogli dopo il sinistro di Loredo. Qui si butta un pochino troppo di Loredo, si chiude da solo la distanza. Bravo a mandare a vuoto il gancio sinistro di Loredo, Bentivogli. Prova ancora il destro di Loredo. E qui si spacca forse sotto il sopracciglio, si apre di Loredo dopo una testata. Nulla di grave. Si prosegue. Ancora in attacco. Ancora a cercare con i due jab di accorciare di Loredo. Bravo qui il gancio destro, qui una leggerezza da parte di Loredo. Non l'abbiamo detto prima, finché l'arbitro non fischia si boxa.
Cioè, finché l'arbitro non chiama lo stop, non fischia, scusate. Voto con il gancio sinistro di Loreto, ancora in attacco di Loreto, bravo qui Benti, voglio uscire dalla corta distanza. Finisce anche il terzo round, il quarto round tra di Loreto e Benti Vogli. Beh, Massimiliano fischiava il terzo round, siamo arrivati alla quinta ripresa. Un'altra ottima ripresa a mio avviso per Benti Vogli, che dopo le prime due, dove forse ha faticato un po' a trovare le giuste misure su di Loreto, nel terzo e nel quarto round ha fatto due ottime riprese il pugile della pugilistica padana. Siamo arrivati ora al quinto round, ricordiamo sempre sulla distanza di 6 riprese da 3 minuti questo incontro. L'arbitro chiama entrambi i pugili al centro del ring. Eh sì, forse qualche scorrettezza di troppo ha fatto prendere questa decisione all'arbitro, li ha portati al centro del ring entrambi. Gli ha fatto capire un pochino chi comanda sul ring. Si muove Benti Vogli. Prova il gancio sinistro di Loreto sul colpo sul sinistro di Benti Vogli. Qua prova ad arrivare con il destro di Loreto. Colpo che non trova in pieno il bersaglio. Ancora il destro di Loreto. Il jab di Bentivogli, ancora con il jab Bentivogli. Qui bravo a muoversi sul colpo di Bentivogli. Di Loreto rientra con un buon montante destro. Vuoto il gancio destro di Loreto. In attacco con il diretto destro Bentivogli. Ancora il gancio destro di Bentivogli. Sempre con il jab. Bentivogli, il jab di Bentivogli, il jab di Loreto. Bene il gancio destro di Loreto, poi il gancio sinistro ancora per il pugile della forza e coraggio. Vuoto il gancio sinistro di Loreto, perde per un attimo l'equilibrio Benti Vogli, poi il clinch tra i due. Vuoto il gancio destro di Loreto ancora una volta molto bravo Benti Vogli a prendere la distanza e mandare a vuoto quel pericolosissimo gancio di Loreto. Sempre con i due jab Bentivogli sulla lunga distanza, ancora il jab sulla lunga distanza di Bentivogli. A vuoto con il gancio sinistro di Loreto, tira sulle mani. Pochi secondi alla fine del round, scivola. No, mi era sembrato che era scivolato, invece il viene contato.
E finisce anche il quinto round tra Bentivogli e Di Loreto. E Alberto, questo conteggio nella quinta ripresa non gli ci voleva, secondo me, a Bentivogli, eh? Sì, ricordiamo, sono d'accordo. Ricordiamo che nel professionismo si perde un punto. A Valenza è come il conteggio. A differenza del dilettantismo. Nel professionismo molto probabilmente gli danno la ripresa persa e addirittura un punto in meno per il conteggio, quindi non gli ci voleva, anche perché a me non mi è sembrato poi un colpo da conteggio, ma l'arbitro sicuramente più vicino di noi ha potuto vedere meglio quello che è accaduto sul ring. Tanto vengono invitati i due angoli a scendere dal ring per dare inizio a questo sesto ed ultimo round. Sesta ed ultima ripresa qui a Ferrara, 22esimo Memorial Duran. Attacco di Loreto, tocca bene con il gancio sinistro, poi bene il gancio destro di Bentivogli. Ancora una volta si lamenta per un colpo dietro la nuca Bentivogli. Deve fare attenzione però a non girarsi, a non perdere la concentrazione. Ora il jab di Bentivogli. In attacco Bentivogli. Bene, questa volta con le mani alte para i ganci sinistri di Di Loreto. Bentivogli. Qui ancora con il gancio destro Bentivogli. A vuoto questa volta il gancio destro. Lamenta una testata Bentivogli. Si lamenta forse un po' troppo sul ring il pugile all'angolo blu, secondo me. Non arriva con il jab qui Bentivogli. Non arriva con il jab poi Di Loreto, che si muove bene sul ring. Ancora un buon gancio sinistro di Loreto. Prova a rispondere Bentivogli con il gancio destro. Arriva il destro di Loreto. Poi il clinch del pugile della forza e coraggio. Poco più di 30 secondi alla fine di questo sesto ed ultimo round. E qui scivola Di Loreto. A vuoto con il gancio sinistro di Loreto, poi ancora il clinch tra i due. Interviene nuovamente l'arbitro, pochi secondi alla fine dell'incontro. Dieci secondi neanche alla fine del round e dell'incontro. E finisce qui l'incontro tra Domenico Bentivogli, pugilistica padana, e Luca Di Loreto, forza e coraggio. Vedremo il risultato, che mi sembra abbastanza scontato visto l'andamento del match, Massimiliano. Io qui di scontato non so tu a chi... Vedremo. Vedremo.
Sicuramente peseranno parecchio i due conteggi sui cartellini. Ma vedremo cosa penseranno i giudici di questo terzo ed ultimo incontro per quanto riguarda questa prima parte di serata. Ricordiamo inoltre che nel pomeriggio di domani si svolgeranno gli incontri dei dilettanti sempre facendo parte della manifestazione 22esimo memoria di Carlo Scura, quindi tutti qui pronti a tifare i pugili, diciamo un po' più giovani, e avremo anche modo di entrare gratuitamente perché il tutto è evoluto anche per beneficenza. E allora siamo pronti per il verdetto. Agli ordini del arbitro Antonio Migliore, aspettiamo anche il momento 20 minuti e poi andremo alla lettura del verdetto, signori. Intanto, se volete, potete fare un applauso a entrambi i pugili che si sono battuti veramente con grande forza, con grande coraggio e devo dire anche con grande tempo, può venire anche con i guanti che vanno. Ok, ce la facciamo. Bene, un attimo solo che vediamo il guanto e poi avremo anche Domenico Bettivogli al centro del ring. Buon applauso, eccoci qua, signori. Ci siamo. E allora, dopo sei avvincenti riprese, vince ai punti Luca Di Lorenzo e vince all'angolo rosso il suo quarto incontro Luca Di Lorenzo. Sicuramente Massimiliano, saranno pesati l'avevo, molto i due conteggi su sei riprese, diciamo che anche se ne do tre a Bentivogli, voglio dire, ne rimane sempre una. Una per Di Loreto. Sì, secondo me, verdetto giusto per quanto mi riguarda. Poi magari ho visto qualche cos'altro. Detto questo, caro Massimiliano, diamo appuntamento ore 21, perché ci sarà la seconda parte del 22esimo Memorial Duran. Main event. Gianmarco Cardillo contro Emanuele Venturelli per il titolo italiano della categoria regina del pugilato, i pesi massimi. E allora diamo l'appuntamento ore 21 Sky 229 e naturalmente canali social Fighters Life. A dopo. A più tardi. I hear a lot of talk about old time great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.